Grazie. Bene, buongiorno, benvenuti a tutti quanti che state entrando nell'aula per questo ulteriore webinar sul procedimento autorizzatorio unico regionale che, come sapete, è all'interno delle attività che noi realizziamo insieme alla Regione Piemonte per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici, finalizzata a aumentarne le competenze e a svilupparne le capacità di applicazione delle norme, delle procedure autorizzatorie, delle attività di impresa e in particolare di quelle più complesse come quella che si affronteremo oggi relative alle autorizzazioni uniche, alle autorizzazioni ambientali. Questo si tratta, diciamo, di un secondo ciclo di webinar che sono iniziati il primo ciclo è iniziato a dicembre, questo, diciamo, proseguirà per tutto il mese di marzo e anche in parte nel mese di aprile e sarà, diciamo, un approfondimento su alcuni specifici procedimenti. Come sapete, l'attività è riservata al personale della Regione Piemonte e quindi è un po' più complesso per iscriversi in quanto è, tra virgolette, ad inviti e quindi se c'è qualche vostro collega che non si è ancora iscritto perché non poteva iscriversi, invitatelo a spedire i suoi riferimenti nella scheda, compilando una scheda anagrafica scrivendo all'indirizzo che vedete qui, piemontesuap@chiocciolaformez.it. In questa pagina, che è la pagina dedicata al progetto, nel quale sono riepilogati, non solo riepilogati, tutti i webinar e tutti gli incontri che abbiamo effettuato a partire da dicembre, trovate ovviamente non solo il riepilogo, ma anche le slide che sono state presentate dai relatori all'interno del progetto. La registrazione dello stesso webinar, che quindi è fruibile anche da coloro che non hanno partecipato al webinar, al singolo webinar o anche ovviamente a più di uno, e poi soprattutto, cosa molto importante che noi chiediamo ai nostri relatori, trovate anche le risposte che alle domande che sono state poste in chat durante il webinar e alle quali non è stato possibile rispondere durante il webinar stesso per motivi di tempo. Quindi si tratta di risposte scritte alle domande che i partecipanti hanno posto e quindi è uno strumento particolarmente utile. Come sapete, oggi parliamo del procedimento autorizzatorio unico regionale e ovviamente trattandosi di un procedimento regionale è importantissima la presenza dell'ingegner Salvatore Scifo che ci illustrerà dopo un breve intervento di Riccardo Roccasalva introduttivo sul procedimento autorizzatorio unico ambientale, ci illustrerà quanto di molto importante fatto dalla Regione Piemonte sul tema del PAUR e in particolare le linee guida e i diagrammi di flusso che sono uno strumento molto utile per chi deve trattare questo procedimento. Di cosa parliamo oggi? Parliamo, come abbiamo detto, degli aspetti procedimentali del PAUR in caso di VIA regionale, quanto fatto dalla Regione Piemonte rispetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale e, come vi dicevo, le linee guida e diagrammi di flusso con integrazione tra VIA, VAS e VIN, che è variante urbanistica, quindi diciamo argomenti molto consistenti. Vi ricordo che nella parte che voi vedete sulla vostra destra,
relativa alle chat, potete porre le domande alle quali poi negli ultimi 20 minuti, mezz'ora i relatori risponderanno, ricordandovi che a quelle delle quali non è stato possibile rispondere verrà poi dato risposta scritta nella pagina dove vi siete iscritti, che è esattamente questa qui, dove ritroverete le slide e la registrazione e la risposta alle domande. E quindi auguro a tutti un buon webinar e carico le slide di Riccardo Roccasalva. Un momento. Condivisione presenti. Eccoci qua. Prego, Riccardo Roccasalva. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Nel mio breve intervento introduttivo parlerò appunto dei tratti generali del procedimento unico di Power, perché poi tutto l'aspetto tecnico, la tempistica e proprio il procedimento in sé, quello delineato dall'articolo 27 bis del codice dell'ambiente, come declinato appunto in Regione Piemonte, verrà trattato dall'ingegner Scifo. Allora, quindi giusto qualche flash, diciamo così, questo nuovo procedimento unico è stato introdotto con il decreto legislativo 104 del 2017 che ha introdotto un nuovo articolo, l'articolo 27 bis appunto del codice dell'ambiente, del decreto legislativo 102, e già nell'articolo 7 bis, pure introdotto dal decreto 104, si dice: se un progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità VIA o a VIA di competenza regionale, le regioni assicurano che le procedure siano svolte, in particolare per quanto riguarda la VIA di competenza regionale, con le modalità dell'articolo 27 bis, quindi attraverso un nuovo procedimento unico. Come si svolge questo nuovo procedimento unico? Ripeto, quindi è un procedimento fondamentalmente incentrato sull'esame della VIA, quindi della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ma come vedremo c'è anche molto di più all'interno di questo nuovo procedimento unico. Quindi il proponente presenta l'istanza, quella prevista dall'articolo 23 del codice dell'ambiente, allegando tutta una serie di documenti ed elaborati progettuali che non riguardano soltanto l'aspetto della VIA, quindi della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, e non riguardano soltanto altre eventuali autorizzazioni ambientali, quali possono essere l'AUA, quindi l'autorizzazione unica ambientale o l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, ma possono riguardare qualunque nulla osta, qualunque parere necessario per l'esercizio, non solo per la realizzazione, ma anche per l'esercizio dell'attività relativa a quel progetto. Quindi dentro un procedimento di Power possono esserci dentro anche procedimenti relativi ad aspetti edilizi, ad aspetti paesaggistici, ad aspetti di prevenzione incendi, sismici e quant'altro. Quindi è veramente un procedimento omnicomprensivo. Non è quindi, come dicevamo, un procedimento di mera valutazione di VIA, di valutazione di impatto ambientale. Ovviamente quando parliamo di VIA parliamo della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, quella di competenza statale invece avviene non attraverso il procedimento unico di Power, ma avviene con le modalità previste dall'articolo 27 e da altri articoli del codice dell'ambiente, la VIA di competenza statale. Qui parliamo di VIA regionale. Ad ogni modo, la VIA, pur non essendo l'unico procedimento dentro il Power, è comunque il suo presupposto naturale, quindi si attiva un procedimento di Power, purché uno degli atti di assenza, una delle autorizzazioni da acquisire, sia necessariamente la VIA di competenza regionale. È soddisfatta questa condizione, poi questo procedimento assorbe dentro di sé tutti gli altri endoprocedimenti, che a questo punto diventano appunto endoprocedimenti, che riguardano la realizzazione e l'esercizio dell'attività. Quindi, come enfatizza appunto il Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, è un procedimento che davvero ha l'ambizione di essere unico, che consente al privato, una volta al proponente, come si dice nella norma, di ottenere un titolo, appunto il provvedimento autorizzatore unico regionale, il PAUR, che gli può consentire di mettere in esercizio, realizzare prima e mettere in esercizio l'opera, l'impianto senza necessità di alcun ulteriore titolo. Parallelamente, l'articolo 27 bis introdotto dal codice dell'ambiente nel
nel 2017, ha avuto poi una correlazione nella legge generale sul procedimento amministrativo. Infatti, lo stesso decreto legislativo 104, che ha introdotto l'articolo 27 bis, ha anche modificato un comma dell'articolo 14 della 241, la legge generale sul procedimento amministrativo, la legge 241 del 90, dove si prevede appunto che se un progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari, vedete, la dizione è la stessa, alla realizzazione e all'esercizio del progetto, vengano acquisiti nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi che naturalmente sarà convocata e tenuta in modalità sincrona, quindi non la conferenza semplificata che abbiamo, su cui ci siamo soffermati in un precedente webinar, ma la conferenza sincrona, quindi ai sensi dell'articolo 14 ter, secondo poi le modalità di svolgimento e la tempistica previste dalla norma specifica, dalla norma, come dire, verticale del PAUR, che è l'articolo 27 bis del 152. In particolare aggiungo io il comma 7, che è proprio quello che disciplina lo svolgimento della conferenza dei servizi contestuale. Quindi, se questo è vero, se il procedimento di PAUR è così onnicomprensivo, cosa è fuori dal PAUR? Sono fuori dall'applicazione della normativa sicuramente i procedimenti che riguardano la via statale, perché abbiamo detto quella viene gestita con un procedimento distinto e autonomo, nonché i procedimenti che non prevedono la via di competenza regionale. Quindi il presupposto necessario e sufficiente affinché venga avviato un procedimento di PAUR è che il progetto sia sottoposto a via di competenza regionale. Però è anche vero che con le modifiche apportate al comma 7 dell'articolo 27 bis dal decreto semplificazione 2021, che è lo stesso decreto che poi ha introdotto anche delle riduzioni dei termini, in alcuni casi dimezzamento dei termini previsti sia prima della conferenza che durante la conferenza dei servizi, su cui dopo si soffermerà l'ingegner Scifo. Quindi dicevo, questo decreto semplificazioni, il 77-2021, ha anche previsto che la via non ha più un carattere realmente preminente. Quindi non è sicuramente il presupposto per l'attivazione del procedimento di PAUR, ma al suo interno non ha più un carattere di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo, cioè in teoria, e sottolineo in teoria perché è chiaro che nella pratica sarà molto difficile che ciò possa accadere, potrebbe anche aversi il caso di una via negativa dal punto di vista appunto della valutazione di impatto ambientale, del giudizio di compatibilità ambientale, a cui faccia seguito il rilascio di un PAUR, quindi di un provvedimento autorizzatore unico regionale con contenuto positivo. Ma ripeto, questa è un'ipotesi abbastanza remota nella realtà. Allora, qual è l'ulteriore conseguenza della norma così come è stata scritta, come è stata introdotta dal decreto legislativo 104? È che l'autorità competente, anche se svolge il ruolo di responsabile, quindi la regione, in questo caso la regione Piemonte, quindi anche se svolge il ruolo di responsabile del PAUR, non ha competenze autorizzative ulteriori rispetto alle competenze già in suo possesso. Quindi all'interno del procedimento di PAUR l'autorità competente è sicuramente responsabile anche da un punto di vista tecnico, autorizzatorio, di tutto ciò che riguarda le sue competenze, ma non risponde dei pareri, come dire, della bontà, della correttezza, della legittimità di pareri espressi da parte degli altri enti che intervengono nella procedura. Quindi tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni che sono titolari del potere autorizzatorio. L'unica differenza è un po' come accade per il SUAP, no? Chi di voi lavora nel SUAP capisce bene quello che sto dicendo. Cambia semplicemente la modalità attraverso la quale i pareri vengono resi, quindi non più direttamente al proponente, all'interessato, ma nell'ambito di un procedimento unico, che in questo caso è il procedimento del PAUR. Naturalmente il proponente cosa deve fare per avviare la procedura? Deve non soltanto presentare l'istanza prevista dall'articolo 23 del Codice dell'Ambiente, ma la deve anche corredare di tutta la documentazione prevista per tutti i titoli abilitativi necessari, che siano di carattere ambientale o meno.
Da questo punto di vista, la disposizione non pone limiti su tutto ciò che può essere all'interno del Power. È una scelta, come enfatizza il Ministero dell'Ambiente, veramente, realmente onnicomprensiva, che non distingue né per tipologia di titolo né per livello di dettaglio progettuale. Allora, per quanto riguarda il titolo, tipologia di titolo, perché a differenza appunto della previsione statale, dell'articolo 27 del Codice dell'Ambiente, per quanto riguarda la via statale, i titoli da acquisire, abbiamo detto, non sono soltanto quelli ambientali, ma possono essere anche tutti gli altri titoli necessari per realizzare e permettere l'esercizio dell'impianto. Quindi abbiamo detto, abbiamo fatto l'esempio, può esserci il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione sismica, la scia di prevenzione incendi e quant'altro. Ma anche dal punto di vista dell'elaborato progettuale, non c'è nessuna differenza fra elaborati che hanno una natura di, come dire, di progettazione preliminare, per esempio per tutti i casi di titoli che hanno una natura preventiva come la valutazione di impatto ambientale, oppure possono esserci degli endoprocedimenti dove è richiesta una, come dire, una progettazione di carattere esecutivo, come può essere nel caso dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività, quindi può essere l'autorizzazione sismica, o la scia di prevenzione incendi o quant'altro. Quindi, quali sono i punti di forza fondamentalmente di questa nuova procedura? Intanto che tutti i titoli vengono acquisiti in maniera unitaria e contestuale. Viene data la possibilità di valutare il progetto in maniera complessiva, anche tramite un confronto con le altre amministrazioni che hanno un potere autorizzativo. E chiaramente anche i tempi certi e brevi per il proponente sono appunto, se voi andate a leggere la tempistica dell'articolo 27 bis, che non sono, abbiamo detto, già sono stati in molti casi dimezzati o comunque ridotti, sia la fase di ascolto del pubblico, la fase della presentazione delle osservazioni, eccetera, ma anche la durata della conferenza dei servizi, per dirvi una, per farvi un esempio, è stata portata nel 2021 da 120 a 90 giorni, quindi sicuramente una tempistica molto ravvicinata. Naturalmente la problematica qual è? Quella, la principale è quella di tenere dentro un procedimento così complesso dei livelli di dettaglio, degli elaborati progettuali così diversi, cioè si arriva da una progettazione preliminare, come dicevamo prima, quale può essere lo studio di fattibilità per la via, a un livello esecutivo, quale può essere quello richiesto per il nulla osta sismico. L'altro grande problema che si verifica soprattutto nella pratica all'inizio del procedimento, ma poi si riverbera anche successivamente in termini di integrazione documentale e quant'altro, riguarda poi la valutazione della completezza della documentazione, quindi il cosiddetto screening formale, che come prevede l'articolo 27 bis, deve essere fatto separatamente attraverso una fase di condivisione tra l'autorità competente, quindi la Regione Piemonte, e gli altri soggetti coinvolti. Perché è chiaro che il comma 1 dell'articolo 27 bis attribuisce questo ruolo in primis al proponente. Infatti la direttiva comunitaria, che oggi non abbiamo citato per brevità, del 2014, enfatizza proprio l'importanza che il proponente sia assistito da tecnici di particolare e rilevante professionalità. Ma è anche vero che poi alla fine, infatti il proponente deve allegare anche un elenco, dove viene indicato puntualmente quali sono tutti i titoli abilitativi necessari. Però è anche chiaro che l'amministrazione precedente, quindi l'autorità competente in questo caso, insieme a tutti gli altri coinvolti, deve verificare che poi effettivamente tutti i titoli siano quelli giusti, siano quelli previsti dalla norma, altrimenti deve indicarne di nuovi e quindi deve chiedere al proponente di integrare la documentazione con tutto ciò che riguarda altri endoprocedimenti da acquisire. Vado brevemente a concludere, altrimenti levo tempo all'ingegner Scifo. Un altro aspetto importante relativo al fatto che anche la variante urbanistica sul progetto, quella che abbiamo già descritto in un precedente webinar, quella dell'articolo 8 del DPR 160 del 2010, la variante del SUAP, per essere chiari, anche questa è inserita all'interno del procedimento unico di Power. Quindi poi vedrete un diagramma di flusso molto interessante e puntuale che ha predisposto la Regione Piemonte e vedrete che tutta la fase, diciamo, di variante progettuale, non soltanto la prima, la variante al progetto, non soltanto la fase di conferenza dei servizi, ma anche la fase di successiva, quella politica, diciamo così, di approvazione da parte del Consiglio Comunale, anche quella la Regione Piemonte
ha cercato di metterla, di tenerla dentro al procedimento di Power. In altre regioni, invece, si prevede che il Power si concluda semplicemente con l'espressione della conferenza dei servizi, che, come sapete, costituisce proposta di variante non variante, e poi a valle del rilascio del Power si esprime il Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Qui invece si è cercato di fare uno sforzo di tenere dentro anche la fase successiva di approvazione da parte del Consiglio Comunale, proprio per cercare di velocizzare i termini. Ecco, da questo punto di vista il Ministero dell'Ambiente, con un suo parere, una sua relazione, ha chiarito che in casi specifici come quelli della variante semplificata prevista dall'articolo 8 del DPR 160, la determinazione conclusiva della conferenza produce i suoi effetti, che in questo caso sono quelli di rappresentare una proposta di variante. Dopodiché, ricorda il Ministero dell'Ambiente, oggi transizione ecologica, bisogna fare attenzione da parte delle regioni nel legiferare, perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 9 del 2019, che era riferita a una legge regionale della Lombardia. La Corte ricorda che l'atto conclusivo del procedimento, che si articola nella conferenza, non ha carattere decisorio, ma è una semplice proposta di variante dello strumento urbanistico. Quindi la deliberazione del Consiglio Comunale non è una fase ulteriore dello stesso procedimento, ma è un procedimento del tutto distinto. Quindi entrambe queste due sottofasi, nella diagramma, diciamo, disegnato dalla Regione Piemonte, sono stati tutti entrambi collocati all'interno, diciamo, del procedimento di Power. Come vi dicevo, e vado veramente a concludere, la conferenza dei servizi contestuali, quella prevista dal comma 7, è quella sincrona. Quindi che si prevede, dove si prevedono riunioni fisiche o naturalmente telematiche, soprattutto in questo periodo di pandemia. E come vi dicevo, il termine è stato abbreviato dalla data della prima riunione. La conferenza deve chiudersi entro non più 120, ma entro 90 giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il PAUR e comprende quindi non soltanto la VIA, ma tutti gli altri titoli abilitativi. E naturalmente, se vi sono all'interno del procedimento di Power altre autorizzazioni uniche, quali possono essere l'articolo 12 del decreto 387 del 2003, quindi l'autorizzazione unica per gli impianti per energie rinnovabili, l'AIA, l'AUA, eccetera, tutto deve confluire nel procedimento autorizzatorio unico regionale. E da questo punto di vista vi sottolineo un'altra sentenza interessante della Corte Costituzionale, che è la 198 del 14 novembre 2018, dove si prevede che l'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 non è come il titolo unico rilasciato dal provvedimento unico rilasciato dal SUAP o dal SUE. È un atto che non sostituisce, ma ricomprende al suo interno tutti i titoli abilitativi, comprese eventuali autorizzazioni uniche. Quindi non è assimilabile, ad esempio, rimanendo nel campo ambientale, all'AUA. L'AUA è realmente un titolo che sostituisce tutti i titoli unici previsti dall'articolo 3 del decreto 59 del 2013. Infatti, la conseguenza qual è? Che l'AUA ha una durata unitaria, che è 15 anni, a prescindere dalla durata dei singoli titoli abilitativi. Qua invece non c'è una durata reale per il Power, perché il Power dentro di sé ha dei titoli che mantengono la loro autonomia, la loro soggettività, e quindi tutti i titoli mantengono anche la loro rispettiva durata temporale. Quindi, come dice la Corte Costituzionale, il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali o di altro. Quindi questo è un aspetto sempre molto, molto importante da dire. L'ultima slide e concludo. Nel corpo dell'articolo 27 bis del codice dell'ambiente, quindi quello che disciplina il Power, è stato inserito dal decreto semplificazioni dello scorso anno, il 77, un comma che in qualche modo cerca di stemperare i problemi che si erano verificati nei primi anni di applicazione dell'istituto per quanto riguarda questo livello di progettualità così difforme, no? Abbiamo detto che si può avere dentro il Power un livello di progettazione che va dal preliminare all'esecutivo. Ecco, in questo senso, questo nuovo comma 7 bis ha previsto che qualora, in base alla normativa di settore, sia previsto un livello progettuale esecutivo, abbiamo visto l'esempio di un nulla osta sismico, ma ce ne possono essere altri,
come quelli previsti per la prevenzione incendi, eccetera. Oppure laddove la messa in esercizio o l'avvio dell'attività richieda verifiche e riesami nulla osta successivi alla realizzazione, quindi naturalmente non possono stare dentro il power, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa per il rilascio del titolo definitivo. Quindi questo era giusto qualche pillola, qualche informazione che vi volevo dare per introdurre la tematica del power, quindi di questo nuovo procedimento unico molto complesso, di cui adesso ci dirà meglio di me l'ingegner Scifo, a cui cedo la parola e di cui passo a proiettare le slide. Prego, ingegnere. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie. Mi presento, molti di voi mi conoscono, sono ingegnere Scifo e sono il responsabile del settore valutazione ambientale e procedure integrate di Regione Piemonte. Allora, l'intervento mio consisterà in pratica nella rappresentazione di due aspetti che abbiamo individuato nell'ambito del nostro portale web come strumenti di semplificazione sotto appunto strumenti di indicazioni operative via VAS all'interno dello strumento Focus. Sono stati riportati delle linee guida per quanto riguarda il power e un diagramma di flusso per lo svolgimento del relativo procedimento di cui all'articolo 27 bis del 152. E qua vedete una videata su come appunto arrivare a questi strumenti, ma è abbastanza semplice, forse. Diciamo, se non ve lo ricordate, il link con il motore di ricerca di Google è ancora più potente che non andare direttamente sul sito di Regione Piemonte. Questo qui è soltanto una videata, che vi dice appunto che cosa appunto trovate, all'interno della sezione dedicata. Scusa. Allora, iniziamo dal modello DGR per il provvedimento autorizzatorio unico regionale del Power. L'obiettivo di questo schema di provvedimento, quindi stiamo parlando del provvedimento, quindi dell'atto effettivamente del Power, è quello di predisporre uno schema tipo, di migliorare la definizione delle condizioni ambientali, che sono l'aspetto un po' più critico rispetto al provvedimento di Power, perché poi dopo abbiamo tutte le istanze e quindi tutti i procedimenti di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 152 e quindi poi semplificare, un pochettino cercare di uniformare, nel nostro caso è il provvedimento di giunta, ma questo può essere diciamo mutuato dai singoli atti che fanno le varie autorità competenti, quindi avere quella che si chiama una camicia, no? E il modello comprende il modello DGR di Power e il modello dell'allegato tecnico. E qua lo vedete. Allora, il modello della DGR non è il caso che ve lo illustri perché effettivamente è semplicemente un atto amministrativo. La cosa importante su cui voglio fare qualche flash è invece l'allegato tecnico. Perché l'allegato tecnico, dal punto di vista metodologico, disciplina diciamo il modo in cui il Power raccoglie del contenitore di tutti i titoli abilitativi acquisiti, oltre che della parte di analisi della compatibilità ambientale del progetto. Quindi noi l'abbiamo strutturato come parte A e parte B, ma la cosa importante, diciamo, la logica che porta, diciamo, a strutturare l'allegato tecnico, non tanto il fatto che si chiami parte A o parte B, quella si può strutturare, diciamo, come ogni autorità competente ritiene. E nella parte A c'è l'analisi della compatibilità ambientale del progetto che poi è stata strutturata con l'elenco degli elaborati progettuali, l'iter istruttorio. Questo anche volto a cercare di semplificare il provvedimento amministrativo che altrimenti sarebbe molto complesso nella elencazione dello svolgimento
del procedimento, quindi è stata pubblicata è stata fatta conferenza di servizi in data tal dettagli, è stato pubblicato, sono arrivate osservazioni. È molto più snello, diciamo, semplificare l'atto amministrativo e poi fare una sezione dedicata nell'allegato. E abbiamo pensato che siccome la determinazione il verbale della conferenza di servizi, quindi costituisce poi elemento importante per il provvedimento di PAUR, perché è la determinazione della conclusione, ecco, della conferenza di servizi, abbiamo pensato che fosse utile allegare nel provvedimento di PAUR i verbali delle conferenze delle sedute decisorie, ovviamente. Quindi abbiamo la sezione 4 con il quadro prescrittivo ambientale, che è la cosa importante, perché questo qui sarà oggetto poi dell'ottemperanza, e infine la sezione 5, il progetto di monitoraggio ambientale, qualora presente, ovviamente. E poi c'è la parte B, che sono i titoli abilitativi acquisiti. Il fatto che da un punto di vista metodologico viene ripartito una parte A da una parte B è importante perché, come ha detto l'avvocato Rocca Salva, in realtà alla fine noi abbiamo un provvedimento che è omnicomprensivo, ma che comunque non va a spostare le competenze dei singoli soggetti che devono rilasciare i titoli abilitativi. Quindi avere un provvedimento che metta ordine anche ai titoli abilitativi è sicuramente importante per poi fare la manutenzione, tra virgolette, di questi titoli stessi. E niente, questo qui è la parte, diciamo, l'allegato tecnico Paolo, come è strutturato, ve l'ho appena illustrato, e ci sono le varie sottosezioni che riguardano la parte dell'allegato A rispetto a quella dell'allegato B. E io non mi soffermerei più di tanto sull'iter istruttorio svolto, i verbali delle riunioni ve l'ho accennato, semplicemente diciamo, una visita appunto di tutto, di come è strutturato il provvedimento. Ecco, poi qua ci sono la parte delle condizioni ambientali che vengono strutturate in condizioni ambientali del soggetto che ha espresso la condizione ambientale e che poi farà l'ottemperanza, e della relativa fase nella quale viene ottemperata la condizione ambientale. Cioè se in ante operam, quindi in fase di ancora progettazione, cioè tutta la progettazione che c'è prima dell'inizio lavori, in corso d'opera e post opera. E infine il piano di monitoraggio ambientale, che per determinate opere è anche presente. E poi abbiamo la parte B, che riguarda invece tutte le autorizzazioni e i titoli acquisiti. E noi abbiamo cercato di mettere proprio come approccio metodologico anche nella parte B, di indicare che in questa parte che vanno indicate le buone pratiche di cantiere, perché ci siamo accorti che molti provvedimenti PAUR, ma anche spesso VIA e VIA pura, prima del 104 del 2017, erano infarciti e sono ancora oggi infarciti di condizioni ambientali che condizioni non sono, perché riguardano l'applicazione di normative di settore che prescindono dalla VIA, riguardano di buone pratiche di cantiere, che appunto il fatto di bagnare le ruote dei camion, che sia una condizione ambientale, si può anche discutere, ma nel momento in cui il legislatore mi richiede poi di fare l'ottemperanza, è chiaro che tutto quello che si mette come condizione ambientale bisogna anche leggerlo nell'ottica che poi bisogna verificare effettivamente l'avvenuta attuazione. Queste sono buone pratiche di cantiere, e le condizioni ambientali, fra l'altro anche approccio condiviso dalla Commissione Tecnica CTVA nazionale, della quale faccio parte come rappresentante regionale, le condizioni ambientali devono essere limitate a un numero. Limitate anche, direi numericamente, anche se il peso numerico ha poco significato, però capite benissimo che mettere un provvedimento di PAUR con 30 condizioni ambientali forse vuol dire un giudizio di compatibilità tutto sommato negativo, e tutto ciò che viene a valle di questo provvedimento probabilmente sarà problematico, perché ci saranno delle ottemperanze molto complesse da fare, con la particolarità che nel momento in cui le condizioni non vengono ottemperate, poi si passa all'articolo 29, quello delle sanzioni. Come
con insomma, sicuramente procedimenti sulle sanzioni che sono molto onerose sia in termini economici per il proponente ma anche per la pubblica amministrazione che le deve applicare. E sì, qua ci sono esempi di buone pratiche di cantiere, io non mi soffermerei più di tanto. E come sforzo regionale abbiamo provato a tradurre in forma grafica il complessissimo articolato del 27 bis. E questo perché effettivamente è anche molto complicato da leggere per tutti quanti, e anche per gli addetti ai lavori e quindi ai responsabili del procedimento, avere uno schema pulito che possa in qualche modo avere una traduzione grafica dell'articolato normativo ci è parso una grossa semplificazione. Non è stato semplicissimo farlo e in alcuni passaggi abbiamo dovuto prendere delle assunzioni perché la norma non era così poi facilmente diciamo rappresentabile in un flusso logico. E lo sforzo che abbiamo cercato di fare è stato quello anche di indicare come il procedimento di Paolo si dovesse articolare alla luce anche delle modifiche che sono state introdotte dal DL 77 del 2021. Perché il DL 77 del 2021 probabilmente non ha innovato nulla, probabilmente, ma ha esplicitamente indicato come all'interno del procedimento di PAUR possano trovare luogo dei procedimenti tipo della VAS e tipo quello della variante urbanistica. Tant'è che mi sembra il comma 2, io adesso sulle norme infatti questo diciamo non è importante, hanno indicato che nel momento in cui si fanno pubblicazioni ai fini delle osservazioni, quella fase di osservazione è omnicomprensiva anche per la procedura di base e per la procedura della variante urbanistica. Ovviamente non la variante urbanistica intesa come il progetto non è conforme allo strumento urbanistico, utilizzo quello per renderlo conforme, ma quando c'è una norma di legge, come ha detto l'avvocato prima, tipo l'articolo 8 del DPR 160 del 2010, che attribuisce valore di variante urbanistica in determinate casistiche come può essere quella delle casistiche appunto dello sportello unico delle attività produttive qualora si presenta un progetto che non è conforme allo strumento urbanistico nel rispetto dei limiti diciamo dei vincoli che ci sono di inesistenza o insufficienza di aree produttive che non riguarda una media e grande struttura di vendita, però effettivamente l'ha esplicitato nel procedimento. Il diagramma di flusso è lo vedete rappresentato nella sua interezza con questa slide, e per farvelo vedere meglio diciamo, ci sono le slide che sotto che l'hanno appunto splittato. Allora, come vi dicevo, lo sforzo che abbiamo cercato di fare è quello di allineare la procedura di VAS con la procedura di variante urbanistica rispetto al 27 bis, cosa che nella norma del 27 bis è enunciata più come principio che non è definita in modo operativo, applicativo. E la Vinca, in realtà trovate del coordinamento anche con la Vinca nell'ambito delle linee guida che sono associate a questo diagramma di flusso, che non ho rappresentato come diciamo delle slide, ma che trovate insomma per non appesantire con una parte appunto didascalica, ma che trovate appunto sul sito. Allora cioè l'idea è questa: nel momento in cui il legislatore mi dice che io devo allineare il periodo della pubblicazione ai fini dell'osservazione, è chiaro che io devo prendere questo punto come una milestone e partire da sopra questo punto che vedete qua nella parte in basso con questo pallino grigio che è la presentazione dell'istanza del Power, a capire che cosa mi serve per diciamo, presentare tutta la documentazione anche relativa alla VAS, alla variante urbanistica, per poter presentare la documentazione completa.
Sapete bene che per quanto riguarda la VAS, oggetto di pubblicazione della VAS è il rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si produce dopo una fase di scoping oppure a seguito eventuale di una fase di verifica con assoggettamento a VAS. Ora, è chiaro che pensare di produrre il rapporto ambientale direttamente all'atto della presentazione dell'istanza, del PAUR, non è possibile perché il legislatore non ha eliminato la fase di scoping, cioè non ha messo nessuna scorciatoia rispetto alle procedure né di variante urbanistica né tantomeno di VAS, e quello probabilmente lo poteva fare perché appunto è materia ambientale, e quindi bisogna applicare tutto quanto riguarda la VAS. Quindi per fare questo si è introdotto questa parte che è la parte appunto una fase preliminare alla presentazione al PAUR che prevede lo svolgimento delle conferenze di servizi che in Regione Piemonte sono normate dalla legge regionale 56-77 all'articolo 17 bis. Quello che voi conoscete sicuramente di più è quello relativo al comma 4. Ma analogamente anche diciamo, nelle altre casistiche si utilizza questo tipo di procedimento. Il comma 4 è quello che disciplina le varianti swap, no? E quindi si svolge la prima parte della conferenza di servizi, dove la conferenza di servizi formata da Regione, Città Metropolitana, le Province e Comune, c'è la parte della verifica di VAS, dello scoping di VAS. La conferenza di servizi determina le proprie valutazioni sulla variante urbanistica e dopodiché e nell'ambito della conferenza di servizi che dura 30 giorni saranno i soggetti con competenza ambientale che appunto depositeranno i loro contributi e l'organo tecnico comunale, perché in Regione Piemonte l'autorità competente per la VAS per quanto riguarda i piani regolatori e il comune, a valle dell'ottenimento dei contributi, ma anche a questo punto a voce ferme sul pronunciamento della conferenza di servizi sulla variante urbanistica, potrà emettere il proprio provvedimento di assoggettamento o meno a VAS, scusate, o eventualmente di chiudere la procedura dello scoping di VAS. Quindi una volta terminata questa fase qua, cosa succede? Succede che siamo nella condizione, questa qui è una fase didascalica che appunto spiega quello che ho detto adesso a voce, siamo nella condizione di essere nel pallino grigio e quindi di fare la presentazione dell'istanza di PAUR. A questo punto sì, la presentazione dell'istanza di PAUR deve essere completa di tutto, completa quindi anche del rapporto ambientale qualora ci fosse l'assoggettamento a VAS, completa anche di tutto, di tutti gli elaborati progettuali alla scala adeguata per ottenere tutte le autorizzazioni possibili. E, più che possibili, tutte le autorizzazioni richieste. Quindi, da questo punto in poi diciamo parte il procedimento di PAUR che si estrinse in una verifica appunto che si estrinse in una verifica appunto della documentale, della procedibilità, pagamento del contributo, quindi pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutto quanto, con la fase che è una fase iniziale di eventuali richieste di integrazione, dove tutti gli enti appunto vengono consultati. E si possono chiedere da subito eventuali integrazioni prima della pubblicazione dell'avviso al pubblico che da inizio per quanto riguarda la fase di pubblicazione. Noi abbiamo indicato anche il possibile svolgimento del procedimento espropriativo. Come vedete in questi diagrammi di flusso, in questo diagramma di flusso, a sinistra abbiamo diciamo un procedimento che si sviluppa in parallelo che è quello degli espropri. Vedrete sotto che ci sarà un procedimento in parallelo che riguarda la VAS e riguarda la variante urbanistica.
Cioè il Paolo, noi l'abbiamo interpretato, perlomeno c'è passo l'unico modo possibile, come un procedimento integrato laddove poteva essere possibile l'integrazione aceto-aceto del procedimento, e come un procedimento coordinato, che comunque coordinava tutti gli altri procedimenti che appunto si dovevano svolgere. Quindi il procedimento, l'autorità comunque, che oggetto l'autorità competente per gli espropri farà il proprio procedimento, e come quello per quanto riguarda la VAS, la variante urbanistica, farà il proprio, ma il tutto coordinato all'interno del PAUR, con diciamo, possibilità, come abbiamo indicato nel diagramma di flusso, che se fatto in tempo e in modo coordinato, si possono effettivamente possono confluire tutti quanti nel procedimento di PAUR, senza che necessiti quello che aveva detto l'avvocato Roccasalla, cioè il fatto di poter poi chiudere la variante urbanistica, diciamo, successivamente, ma addirittura all'interno del PAUR. E questo, secondo me, da un punto di vista del tecnico che poi deve rilasciare il provvedimento di PAUR, credo che sia, diciamo, a garanzia di tutti quanti, in quanto rilasciare un provvedimento di PAUR con la fase degli espropri tutta ben definita e con la variante urbanistica per la quale il Consiglio Comunale addirittura si è espresso, penso che, insomma, renda tranquilli tutti quanti. Quindi la presentazione dell'istanza, questa qui è la fase, diciamo, di didascalica che vi ho fatto vedere, dopodiché abbiamo la fase di consultazione al pubblico. E qui abbiamo dovuto, diciamo, dirimere un dubbio. Il 152 prevede tempi di pubblicazione diversi per la VIA e per la VAS, 30 giorni per la VIA e 45 per la VAS. Nel caso in cui la variante urbanistica presenti entrambe le procedure, è chiaro che ci sono 45 giorni per legge per la VAS, 30 giorni per legge per la VIA. Noi abbiamo pensato che fosse, insomma, pacifico il fatto che la pubblicazione, essendo una fase di partecipazione al procedimento, bisognava tenere i tempi maggiori, quindi indicare 45 giorni. Dopodiché, dopo la fase di pubblicazione, entro 30 giorni, dunque qua siamo nella parte consultazione al pubblico, ecco, richiesta integrazione, ok. E dopo la fase di pubblicazione, entro 30 giorni si possono chiedere integrazioni. Come sapete, le integrazioni sono quelle, si chiedono integrazioni fino a 30 giorni, che sono nella disponibilità dell'autorità competente. Poi il proponente può chiedere una sospensione di ulteriori 180 giorni per produrre le integrazioni. Quindi, a valle della richiesta delle integrazioni, parte la conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi che appunto si svolge per espressa previsione di legge, ai sensi del 14 ter, quindi in modalità sincrona. La conferenza di servizi non prevede nessuna fase di sospensione, e nella conferenza di servizi cosa confluiscono? Confluiscono diciamo, la parte di variante urbanistica che viene chiusa a valle del parere motivato della VAS nel caso di assoggettamento a VAS, ovviamente. Il tutto pensato in modo tale da anticipare il più possibile le determinazioni della conferenza di servizi sulla variante urbanistica, in modo che questo aspetto qua sia smarcato, e per poi permettere quindi al Consiglio Comunale quindi di approvare la relativa variante e di versare la relativa delibera del Consiglio Comunale in seno alla conferenza di servizi del PAUR prima della sua conclusione. E per fare questo noi abbiamo indicato come strumento di coordinamento che la prima riunione debba avere un contenuto diciamo, decisorio per quanto riguarda la parte della variante urbanistica, mentre avrà contenuto, immaginiamo, magari interlocutorio per quanto riguarda
l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e la valutazione ambientale sullo studio di impatto ambientale. Questo è il modo che avevamo pensato, che abbiamo pensato per cercare di far chiudere con un provvedimento di Bauer il più pulito possibile, senza la necessità di peduncoli successivi che possono appunto creare problematiche. Perché immaginiamoci il caso in cui ci fosse un Bauer rilasciato con tutti i titoli abilitativi e poi la variante urbanistica non si dovesse concretizzare. Cioè sarebbe sicuramente un caso problematico, quindi è meglio evitarlo. Per sommi capi è l'illustrazione del diagramma di flusso, che come vedete è molto complesso, non perché l'abbiamo voluto fare complesso, ma perché la norma è complessa. Vi faccio soltanto un breve accenno sull'integrazione con la VINCA, che non è stata tenuta, non è indicata nel diagramma di flusso, ma è soltanto spiegata nella parte testuale. Le norme sulla VINCA dicono l'articolo 10 del 152 che nel momento in cui c'è o la VAS o la VIA, la VINCA si svolge all'interno della VAS o della VIA. La normativa sulla VINCA è una normativa molto complessa, cioè se quella della VIA e della VAS sono complesse, questo è un giudizio mio, quello della VINCA lo è di più. Per il semplice motivo che la VINCA innanzitutto ha una disciplina dell'articolo 5 del DPR 357 del 97, ma è una disciplina che in pratica si trova di più nelle linee guida del 2019, linee guida che sono state emanate a seguito di un'intesa fra lo Stato e le regioni, perché c'era un'infrazione comunitaria del non completo rispetto della direttiva europea. Quindi dal 357 non c'è una definizione normativa molto compiuta e la si deve trovare nelle linee guida. E poi il procedimento di VINCA è un procedimento che ha delle logiche un po' diverse rispetto a quello della VIA, anzi se vogliamo è proprio completamente antitetico rispetto a quello della VIA, perché mentre la VIA per il Bauer articolo 27 bis è un provvedimento omnicomprensivo, il procedimento di VINCA invece è un processo che funziona per step incrementali, cioè si parte da una fase 1 allo screening, poi si fa la valutazione appropriata se necessita e nel caso di valutazione appropriata con un giudizio negativo a quel punto lì si fanno le scelte alternative, l'eventuale valutazione alternative se ce ne sono o non ce ne sono e qualora non ce ne dovessero essere per ragioni di pubblico interesse rafforzato si può aprire una procedura che è quella della fase 3 di un'eventuale deroga rispetto alla VINCA, praticamente deve essere approvata dalla Commissione, quindi il procedimento è molto più complesso. Però l'articolo 10 prevede che la VINCA venga svolta, se c'è la VIA o la VAS, venga svolta all'interno della VIA e della VAS. Quindi è chiaro che nel momento in cui ho una incidenza, l'incidenza me la faccio all'interno sia dello studio di impatto ambientale e eventualmente del rapporto ambientale. Con il discorso che la fase preliminare deve essere consistente per determinare se lo studio di impatto ambientale e o il rapporto ambientale, qualora presente, no? E l'eventuale rapporto ambientale, qualora presente, debbano contenere pure la valutazione appropriata. E quindi il procedimento di Power darà conto anche del giudizio sulla VINCA che dovrà essere a questo punto evidenziato nel provvedimento. Io non starei tanto a entrare nei meandri delle tempistiche che sono che le potete vedere, perché diventerebbe un po' noiosa l'illustrazione della cadenza temporale, la potete trovare nel diagramma di flusso. Piuttosto io appunto
concluderei adesso questa presentazione, ritenendo magari più importante, ecco, dare lo spazio a eventuali precisazioni, richieste e quant'altro. Grazie. Grazie ingegnere. Allora io posso cominciare a rispondere a una domanda fatta proprio sulle funzioni del swap all'interno del Power. Poi ce n'è un'altra, magari ingegnere può rispondere lei, la vede nella chat al centro della... E poi magari tempo ce n'è, quindi se vuole può anche fornire eventuali dettagli sulla procedura. Allora si chiede quali sono dettagli sulle funzioni del swap all'interno del Power. Allora abbiamo detto prima, io... molto velocemente ho accennato che ogni procedimento, meglio ogni end procedimento all'interno del Power mantiene la sua autonomia dal punto di vista non soltanto funzionale, quindi anche per quanto riguarda la tempistica, per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle istruttorie, ma anche per quanto riguarda i singoli soggetti competenti. Cioè, mi spiego. Prima è stato citato sia da me che dall'ingegner Scifo il caso della variante urbanistica puntuale, articolo 8. Uno degli aspetti fondamentali è di procedibilità dell'articolo 8, come sapete, come sa chi lavora nel SUAP, è proprio la verifica, l'attestazione di insufficienza o assenza delle aree necessarie appunto per quel progetto in relazione al progetto presentato. Quindi, questa è una fase che deve naturalmente essere fatta non necessariamente dal SUAP, ma che comunque deve essere coordinata e gestita dal SUAP ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160 del 2010. Quindi in generale tutta la fase di conferenza dei servizi finalizzata alla variante urbanistica deve essere coordinata dal SUAP, anche se poi eventualmente questa attestazione viene fatta magari dall'ufficio tecnico, dal SUE, eccetera, ma comunque è una fase che viene gestita come autorità procedente dallo sportello unico per le attività produttive. Anche all'interno della conferenza dei servizi di variante, mi viene da dire, di cui all'articolo 8 del DPR 160 del 2010, anche lì, il responsabile del procedimento deve essere necessariamente il responsabile del SUAP o suo delegato, e quindi starà lui, trattandosi di una conferenza tipicamente sincrona, stabilire, ai sensi dell'articolo 14 ter della 241, stabilire quali sono le posizioni prevalenti espresse dai vari rappresentanti unici. Quindi sono tutte valutazioni che devono essere fatte dal SUAP, dal responsabile del SUAP o dal suo delegato, dal responsabile di procedimento, anche nell'ambito di un procedimento di Power, perché come abbiamo visto prima nelle slide proiettate dall'ingegner Scifo, comunque la variante urbanistica si colloca in questo caso pienamente all'interno del più complessivo procedimento di Power. Un altro aspetto che mi viene da, come dire, da commentare del SUAP all'interno del Power è per esempio quello in tutti i casi in cui occorre rilasciare l'AUA, l'autorizzazione unica ambientale, no? Ai sensi dell'articolo 59 del DPR 59-2013. Anche in quel caso, vi ho fatto vedere prima la slide dove c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2018, la 198, che prevede appunto questo distinguo, quindi tutti i singoli titoli abilitativi mantengono pienamente la loro autonomia, anche dal punto di vista procedimentale. Tutto deve avvenire in conferenza di Power, ma comunque fatte salve le norme che disciplinano il rilascio dei singoli titoli abilitativi. Da questo punto di vista, cosa prevede? Da questo punto di vista, cosa prevede la normativa sull'AUA? La normativa sull'AUA prevede chiaramente che la pratica venga presentata attraverso il SUAP, che poi venga l'AUA, il provvedimento di AUA, dopo la conferenza dei servizi, venga adottata dall'autorità competente, quindi in questo caso dalla provincia o città metropolitana di Torino, ma poi deve essere rilasciata dal SUAP. Quindi questi sono tutti i casi in cui comunque il SUAP ha un ruolo, come dire, un ruolo istruttorio anche all'interno diciamo così, del procedimento di conferenza dei servizi contestuale, appunto all'interno del Power, del procedimento di Power. Ingegnere, qua c'è una domanda su eventuali richieste residue di presentazione. Non so se vuole rispondere all'altra domanda.
Sì, certo. Sì, assolutamente sì, nel senso che è un procedimento unico e di conseguenza nel momento in cui si chiedono le integrazioni si devono chiedere anche per quanto riguarda le fasi progettuali. Quindi se c'è un soggetto che deve richiedere delle integrazioni per dare l'autorizzazione al progetto, è chiaro che non lo può, cioè è chiaro che il momento di richiesta di integrazione non può che avvenire nell'ambito del procedimento del PAUR. Ora, io posso fare anche questa riflessione qua. Nel diagramma di flusso qualcuno ci aveva detto, ma perché non mettete di come si articolano, diciamo, le fasi di richieste di integrazioni, no? Se voi vedete, la conferenza di servizi si attiva nel momento in cui parte la conferenza di servizi decisoria, quella dei 90 giorni. La fase iniziale non è inserito niente, se non il fatto che si possono chiedere integrazioni. Ma la domanda, questa domanda qua, secondo me si può esplicitare, si può, diciamo, splittare in questo modo. Come si fanno le richieste di integrazioni? Ora, la norma 152 non è che lo prevede. È chiaro che i soggetti, gli enti, in teoria si dovrebbero parlare, c'è un discorso di leale collaborazione, comunque cioè, ci dovrebbe essere un dialogo continuo con gli enti. E qualcuno, ma penso che sia una prassi condivisa, utilizza l'istituto della conferenza di servizi istruttoria per andare a definire la formulazione della richiesta di integrazioni. E è una prassi che noi condividiamo perché è sicuramente utile e importante. Non l'abbiamo voluto inserire soltanto per evitare eccessivi, diciamo, interpretazioni e personalismi rispetto a quello che voleva essere una mera rappresentazione grafica di una norma. Però a quella domanda lì io potrei rispondere chiaramente, a questa domanda qui rispondo sì, e lo strumento è l'edizione di conferenze di servizi istruttorie, chiaramente avviate a tutti i soggetti che poi devono rilasciare le autorizzazioni, chiedendo a questi soggetti se necessitano integrazioni. Sì, c'era qualcuno che stava digitando, vediamo se ci sono altre domande, adesso vedo che le stanno inviando, ecco, qui ce n'è una per esempio della Carmelina De Stefanis, la vedete? Ve la Sì. metto anche nell'altra chat. Ingegnere, questa può rispondere lei. Vuole sapere se esiste in previsione presso la Regione l'istituzione di un ufficio di supporto legale e procedurale per i piccoli comuni che devono affrontare procedure di SUAP. Non so se lei può rispondere su questo. Strutturato, cioè nel senso che sicuramente ci sono gli uffici della semplificazione amministrativa con a capo la dottoressa Farina, a cui fa riferimento che in pratica la competenza un po' del coordinamento dei SUAP, cioè degli veri uffici, non lo so, per fare supporto legale, procedurale, non ne ho diciamo, contezza. Di certo è che nell'ambito poi diciamo, del discorso di questi aspetti qua, la Regione Piemonte cerca sempre di fare da coordinamento tramite queste iniziative come quelle che vi ho illustrato, quello della pubblicazione di strumenti che possono guidare appunto il procedimento e chiaramente intervenendo, visto che la Regione Piemonte è spesso presente nell'ambito dei singoli procedimenti del SUAP, insomma, intervenendo nel procedimento per supportare anche tramite i propri partecipanti il responsabile del procedimento del SUAP. In genere, quando parliamo di variante urbanistica, ci sono sempre i settori co-pianificazione presenti e
lo stesso dicasi quando c'è eventualmente una via e quant'altro, ecco, ci sono i nostri uffici. Certo, non copriamo al 100% tutte le casistiche, perché ci sono molte istanze SUAP che non prevedono né variante urbanistica né procedura di via, neppure, diciamo, magari la partecipazione di uffici regionali, però insomma, dovrebbero essere anche casi un po' più semplici. E su questa domanda qua, magari vi inviterei a sentire la dottoressa Faina. Certo. Allora, ce n'è un'altra. Allora, vediamo un attimo. Allora, dice nel caso di ampliamento di una media struttura di vendita che passa a diventare grande struttura, il progetto potrebbe essere sottoposto a procedura di via VAS e variante urbanistica? Potrebbe essere ricompreso nel PAUR? Allora, io posso rispondere per la parte di variante urbanistica sicuramente dell'articolo 8. Allora, ricordo che l'articolo 8, quello del DPR 160-2010, quello che disciplina appunto le varianti urbanistiche puntuali sul progetto, il comma 3 esclude dall'applicazione della variante le procedure relative alle medie e grandi strutture di vendita. Quindi, ora, fatte salve eventuali differenti normative regionali che non conosco, sicuramente l'articolo 8 da questo punto di vista è ostativo rispetto alla possibilità di instaurare una variante puntuale per le medie e grandi. Poi, per quanto riguarda il resto, non mi pronuncio, però sicuramente l'articolo 8,3 del 160 è chiaro da questo punto di vista. Non so, ingegnere, se vuole aggiungere lei qualcosa o... Il PAUR si dovrà fare, no? Ma dopo la conformità urbanistica che si dovrà conseguire prima, Esatto, in via perché ordinaria a sarà proprio questo punto. un'informazione dell'amministratore, perché altrimenti cioè, fiorivano IKEA dappertutto. Esatto, quindi in via Questi limiti qua, le medie e grandi strutture di vendita, Allora, chiedono ingegnere, quali sono i casi di progetti da sottoporre? Questa è un po' ampia come domanda. Quali sono i casi di progetti da sottoporre a via regionale e quindi a PAUR? sì, i progetti da sottoporre a via regionale sono disciplinati dal codice dell'ambiente, dalla parte seconda del decreto legislativo 152, e stiamo parlando in particolare degli allegati 3 e 4 del decreto legislativo 152, che è strutturato per una serie di, diciamo, di opere e interventi, per cui ogni intervento deve essere valutato se rientra nelle casistiche. Nell'allegato 3 sono quelli che sono soggetti appunto all'allegato 3 alla via, allegato 4 alla verifica di via. E quindi se un'opera rientra all'interno di quella casistica fa la via e quindi il PAUR in automatico, altrimenti si fa la verifica di via. E nella legge regionale, la 40, riprende quegli allegati e diciamo li ripartisce in modo leggermente diverso, cioè nel senso che li spacchetta. Faccio un esempio. La categoria progettuale che riguarda le espansioni urbane, produttive, le aree commerciali è un'unica categoria del 152, anche i parcheggi. La legge regionale 40 li spacchetta, chiaramente lì è prevista la verifica di via e quindi rimane verifica di via, però spacchettandoli magari. C'è il discorso che i parcheggi sono di competenza dei comuni, mentre per quanto riguarda le aree commerciali di regione... Perfetto. Vediamo se ci sono altre domande. Diciamo, forse c'è una domanda che un po' è sulla Regione Piemonte, potrebbe fare un progetto e redigere una guida aggiornata ai SUAP, ovviamente. Probabilmente, malgrado c'è bisogno di uno strumento agile che potrebbero essere delle linee guida, no? Per esempio Riccardo Roccasalva e altri colleghi le hanno redatte di recente per altre amministrazioni.
Non so se vuoi dire qualcosa su questo, Sì, noi perché... abbiamo proprio al 31 dicembre si è chiuso un progetto dove noi abbiamo fornito, diciamo così, assistenza consulenziale ad alcune regioni nell'ambito appunto delle collaborazioni con appunto Regione Campania, ma non solo, anche altre regioni, dove abbiamo creato insieme ai referenti regionali Infocamere e di altre realtà proprio linee guida per la gestione molto pratica, molto applicative per la gestione dei procedimenti di SUAP. Abbiamo fatto anche linee guida sull'AWA, insomma, chiaramente per declinare le varie normative regionali che sopperiscono alla scarna disciplina del DPR 59. Quindi abbiamo creato appunto dei centri di competenza all'interno delle regioni, dove dentro c'erano appunto i principali attori competenti per le politiche di semplificazione, quindi non soltanto la regione, ma Infocamere, altre ANCI, altre realtà, e sentendo naturalmente i comuni e i SUAP in particolare. Quindi questa è una cosa, come dire, che non so, Francesca, se è replicabile in futuro, questo non so, però insomma sicuramente l'abbiamo fatto. Dove si trovano le linee guida sul SUAP? Vediamo la collega se si riferisce alle linee guida SUAP. Penso di sì. Guardi, se lei le vuole consultare, naturalmente tenendo presente che si tratta di un documento adattato alle linee guida della Regione Campania, le può trovare sul sito. Se lei va su Google e digita SURAP Campania, SURAP sta per Sportello Unico Regionale Attività Produttive, nella sezione Semplificazione Amministrativa trova sia le linee guida sul SUAP, sia le linee guida sull'AWA, quindi trova tutti questi documenti. Sì, SURAP Campania, esatto, tutti i documenti che le sto dicendo. Insomma, ma la massima parte ovviamente è normativa nazionale, perché poi devo dire che la Campania sul SUAP non è che abbia normato moltissimo, quindi è una se ha problemi poi ce lo fa sapere, nel caso vediamo come farli avere, insomma, ma sono facilmente reperibili su internet. Va bene, mi sembra che non ci siano altre domande. Vedo che Daniela Carreo sta digitando, ma aspettiamo solo qualche altro secondo, dopodiché con un po' di anticipo forse possiamo... Il ministro Brunetta ha in atto una semplificazione per sua e sua app, ha moltissime idee, il ministro Brunetta. E quindi diciamo c'è anche sicuramente questa, diciamo uno dei progetti più importanti che sarà attivato all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza e quello che vuole, diciamo, definitivamente rendere interoperabili tutti i sistemi di gestione delle pratiche SUAP e SUE. Che voi sapete, ci sono in alcuni contesti che ci sono dei portali nazionali, ci sono alcuni comuni che aderiscono ovviamente alla piattaforma di Infocamere, ci sono poi alcuni comuni che hanno dei propri applicativi gestionali. Quindi l'ambizione di questo progetto, i cui risultati però probabilmente si vedranno soltanto tra 5-6 mesi, è quello di, diciamo, rendere tutti questi sistemi comunicanti tra di loro. Sì, infatti, Prego, Francesca, Riccardo, dimmi. l'interoperabilità è proprio prevista dal nuovo allegato tecnico al DPR 160, che è stato in qualche modo previsto già a ottobre dello scorso anno, però le regole tecniche appunto di interoperabilità devono essere emanate entro 8 mesi, quindi per il mese di giugno-luglio dovremmo avere proprio il nuovo allegato che sostituisce, di fatto già c'è, però non detta le regole tecniche informatiche di interoperabilità. Quelle verranno emanate, ripeto, entro l'estate, quindi avremo l'idea è quello di avere un ombrello informatico dentro il quale tutte le piattaforme devono poter interoperare e quindi scambiarsi dati. Questa
compreso chi ha un portale proprio, compreso chi ha, perché chiaramente chi ha qualunque software house deve adeguarsi a queste specifiche. Poi sono previsti anche, se lei legge il nuovo allegato tecnico, sono previsti dei monitoraggi che deve porre in essere il Ministero dello Sviluppo Economico per verificare appunto che i singoli portali siano realmente resi interoperabili con non soltanto con quelli di Infocamere, ma anche con quelli regionali, eccetera, eccetera. Quindi questo è il quadro generale. Poi staremo a vedere. Va bene, penso che a questo punto possiamo chiudere anche un po', diciamo, la Regione ci aveva chiesto poi, noi abbiamo fornito ovviamente tutti i dati sul monitoraggio, sui partecipanti e sulle attività che abbiamo realizzato molto intense, perché praticamente ci siamo visti ogni settimana, quindi abbiamo affrontato diversi argomenti e ci aveva chiesto su quali altre tematiche forse potevamo fare delle attività o comunque un seminario conclusivo, e io penso che forse un seminario conclusivo andrebbe fatto proprio su tutte le domande, le perplessità, le prospettive relative al SUAP, che poi è in fondo, diciamo, l'argomento dal quale siamo partiti. Benissimo, vi ringrazio. Ci vediamo la settimana prossima, che abbiamo i carburanti, giusto, No, Riccardo? Non mi sì, sono. sì. No, No. io il 29, È forse che Massimo, credo, forse c'è un webinar di... Adesso vabbè, mi sono non dimenticata, ricordo. scusate un po', tutte Adesso non queste ricordo a cose. memoria. Comunque, naturalmente alcuni di voi vi siete già iscritti, e vi ricordo che potete continuare a iscrivervi anche nei prossimi giorni. Cila Ecco super lì. bonus, Francesca, Massimo. Ah, ecco, adesso sono andata a vederlo, sì, sul Sì, Cila Cila super bonus. Superbonus, quindi anche questo, diciamo, un argomento importante e molto di attualità. Grazie a tutti, grazie ingegnere per aver partecipato, l'ingegnere Scifo, a Riccardo Roccasalva e Grazie a tutti. a Arrivederci. Stefania Mulas. Arrivederci alla prossima settimana, Buona giornata. arrivederci. Buona giornata. Buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie.